Quante e quali sono le novità Apple in arrivo per questo ultimo trimestre del 2021? Ci sarà un nuovo iPhone? Dei nuovi Mac? Scopriamolo insieme! Scusate per la dipartita, vi ho lasciato per un buon mesetto senza pubblicare alcun video. Ora però è il momento di iniziare una nuova stagione col botto! Facciamo il punto della situazione ed analizziamo tutte le novità possibili in arrivo in casa Apple nei prossimi mesi. Iniziamo dal prodotto di punta, il nuovo iPhone 13. Quest'anno, rispetto al passato, sono trapelate molte meno notizie e leak sui modelli in arrivo, ma nonostante ciò c'è comunque una certa chiarezza. Iniziamo col dire che le differenze con iPhone 12 non saranno così sostanziali. Si tratta infatti di un mini upgrade, al pari delle vecchie serie S, dove design e caratteristiche principali rimangono piuttosto similari. La lineup probabilmente quest'anno sarà composta da soli tre modelli. Infatti l'iPhone 12 mini, forse anche a causa della batteria non propriamente longevissima, è stato un vero flop in termini di vendite e quindi è prevedibile che il modello mini non farà parte della nuova linea di iPhone 13. Sicuramente però saranno presenti iPhone 13, iPhone 13 Pro ed iPhone 13 Pro Max. Le novità però, come abbiamo appena detto, non saranno stravolgenti. Sotto il punto di vista estetico è probabile che la novità principale arriverà dalla leggera riduzione delle dimensioni del notch. Il notch, per chi non ne fosse a conoscenza, è quella tacca nera sulla parte superiore del display che contiene auricolare, fotocamera per i selfie e il sistema di sblocco Face ID. Oltre ad un notch più piccolo, forse cambierà la disposizione delle fotocamere su iPhone 13, che non saranno più posizionate una sotto l'altra ma saranno in diagonale. Forse ci sarà qualche variazione alle varie colorazioni, ma sotto il profilo estetico non dovrebbe esserci molto altro. Dal punto di vista del display invece le novità potrebbero essere più consistenti. Quasi certamente infatti il display delle versioni Pro e Pro Max avrà la frequenza di aggiornamento di 120 Hz grazie alla nuova tecnologia OLED LTPO, ossia a basso consumo. Questa sarà una novità assoluta per gli iPhone e porterà una maggiore fluidità nell'utilizzo e una durata maggiore della batteria. Nella versione per così dire base degli iPhone 13 ci dovremmo invece accontentare del classico display OLED a 60 Hz. Le novità più rilevanti saranno sicuramente sul comparto fotografico, in particolar modo sulla fotocamera ultra grandangolare, che dovrebbe ricevere un upgrade veramente notevole. Il chip con tutta probabilità sarà chiamato per continuità A15 Bionic e rumor, ancora tutto da confermare, ci potrebbe essere anche l'introduzione di un possibile Touch ID sul display, proprio per venire incontro alla necessità degli utenti che incontrano difficoltà con lo sblocco tramite Face ID a causa delle mascherine. Passiamo ora agli Apple Watch. Per quanto riguarda gli smartwatch della mela, è in uscita la serie 7 e da quanto si può apprendere dal database della commissione eurasiatica saranno sempre i soliti 6 modelli, ma quest'anno dovremmo vedere un rinnovo del design abbastanza importante, dato che l'ultimo che abbiamo visto era stato con l'Apple Watch serie 4. Probabilmente vedremo un Apple Watch con un display un po' più grande, cornici più sottili e un design più squadrato, che dovrebbe richiamare tutta la nuova lineup di iPhone ed iPad Pro. Quasi sicuramente inoltre avremo un chip più potente e piccolo rispetto al serie 6, che porterà ad avere una batteria un po' più grande e duratura. Sul fronte auricolare invece spazio al nuovo modello di AirPods, ovvero le AirPods 3, che andranno a finire in un segmento intermedio tra le per così dire vecchie AirPods 2 e le AirPods Pro. Questa non è una buona notizia per gli amanti del design delle attuali AirPods 2, dato che da quanto apprendiamo dai pochi leak in circolazione saranno di una forma molto più simile a quella degli AirPods Pro e quasi sicuramente quindi di tipologia in-ear. Sicuramente, dalle varie indiscrezioni, questo sarà il più grande aggiornamento delle AirPods dal loro esordio, dato che si vocifera anche dell'integrazione di una sorta di monitoraggio della salute grazie al tracciamento della respirazione. Ma come sempre si tratta di tante voci, quindi dovremo ancora attendere un po' per scoprire la verità. Passiamo ora agli iPad. Il 2021 dovrebbe essere l'anno buono per la presentazione del nuovo iPad mini. Il piccolo tablet di Apple godrà di un restyling e di nuove caratteristiche hardware per garantire buona potenza senza però aumentare lo spessore. iPad mini 6 dovrebbe riprendere le stesse linee di iPad Air 4, con cornici sottili ed angoli piatti, ereditando il connettore USB di tipo C e lo smart connector. È probabile anche un leggero aumento della dimensione del display, mantenendo però la sua compattezza proprio grazie al nuovo design. Sul fronte degli iPad entry level invece è prevista l'uscita di iPad 9, ma sembra che qui la rivoluzione non ci sia se non sul fronte del chip, che verrà sicuramente potenziato introducendo la 14 Bionic che abbiamo già visto sugli iPhone 12. Ma il prodotto più acclamato ed atteso dopo l'iPhone 13 è sicuramente il nuovo modello di MacBook Pro, basato sull'upgrade del chip M1 che si chiamerà M1X o M2. Probabilmente questo modello però non verrà svelato subito, ma verrà lasciato per una presentazione apposita intorno al mese di novembre.
novembre. Per quanto riguarda i nuovi MacBook Pro, si parla di display mini LED, design rivisto e naturalmente di un processore più potente con più core di calcolo ad alte prestazioni e più core grafici. Il probabile debutto del display mini LED è una novità assoluta per i portatili di Apple. La tecnologia mini LED infatti riesce ad assicurare una profondità maggiore dei neri ed a contenere i consumi in modo migliore grazie ad una retroilluminazione a LED più precisa rispetto al passato, perché affidata a dei diodi miniaturizzati. La dimensione del display si differenzierà dal passato ed usciranno due modelli differenti da 14 e 16 pollici. Il design particolarmente rivisto poi andrà ad includere un lettore SD come nei vecchi modelli, una porta HDMI, MagSafe e porta Thunderbolt, e verrà probabilmente eliminata la Touch Bar. Bene, la panoramica dei prodotti Apple in uscita termina qui. Ora non ci resta che aspettare la presentazione per vedere se tutte le previsioni saranno reali. Come sempre, non dimenticate di lasciare un bel like sul video e di iscrivervi al canale attivando la campanellina delle notifiche per non perdervi altri video come questo. Noi ci vediamo per una nuova e fantastica stagione, sempre qui sul mio canale YouTube.